Questa notte a Carmagnola, in via Barbarossa, si consuma l'ennesima tragedia familiare. Un uomo di 39 anni, Alessandro Riccio, ha ucciso la moglie Teodora e il figlio Ludovico di appena 5 anni al terzo piano di quella casa alle mie spalle. Un delitto efferato, probabilmente al termine di una lite furibonda, per questioni che i carabinieri stanno ancora cercando di capire con precisione. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno sentito le urla, e i carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo che ha tentato di uccidersi dopo aver fatto fuori la famiglia. Ora è ricoverato al CTO.